La delusione c'è, il presidente Nicola Circelli non la nasconde, inutile girarci intorno, siamo delusi, dice mentre è lontano dal Molise per motivi di lavoro. Rientrerà domani, giusto in tempo per vedere i suoi all'opera ad Avezzano. Serve un punto per la salvezza, aggiunge, ma andremo lì per vincere. Servirà attenzione per evitare un'altra brutta figura come quella rimediata al Romagnoli contro il Castelfidardo. Per Bagatti l'imbarazzo della scelta e la necessità di vincere e convincere per evitare di vanificare quanto di buono fatto in precedenza. Avezzano Campobasso sarà diretta da Marco Porcheddu di Oristano. Lontano dal Molise anche l'Isernia, ospite della San Maurese, che non è ancora salva e non regalerà nulla. Silva senza Barretta, che ha rimediato l'ennesima squalifica di questo passo a suon di multe, sarà lui a dover dare qualcosa al club e non il contrario. L'allenatore è pronto a rispolverare Kačić in attacco, previsto l'inserimento in corsa dell'isernino Pierluigi Vitale. Siamo fiduciosi, speriamo in questa salvezza, sappiamo che sarà una partita difficile, ma noi puntiamo sulla vittoria. E appunto l'umore anche dopo il derby, l'umore diciamo è positivo, perché abbiamo recuperato una partita che eravamo in svantaggio di 2 gol con un uomo in meno, abbiamo recuperato la partita, abbiamo portato il punto a casa. Il classe 2001 suona la carica e crede nella salvezza. Mancano 3 partite, cerchiamo di fare il bottino pieno su tutti i campi per appunto arrivare alla salvezza, che diciamo è il nostro obiettivo. Al pari del compagno di reparto Antonio Schena, che sogna di gonfiare la rete. Spero di segnare, tanto per me quanto soprattutto per la squadra, perché ce la stiamo mettendo tutta per raggiungere l'obiettivo e speriamo di raggiungerlo appunto. 3 partite, 3 finali da vincere, l'Isernia ha intenzione di provarci perché la salvezza diretta o con i play-out è ancora possibile. La mentalità è questa, come abbiamo affrontato la partita di domenica, ce la possiamo fare. L'atteggiamento deve essere questo e soprattutto la voglia di vincere non deve assolutamente mancare. San Maurizio Isernia verrà diretta da Alexander Djurdjevic di Trieste. Infine l'Agnonese, impegnata al Civitelle contro il Pineto, forte e lanciatissimo. I Granata non hanno scelta, devono vincere e sperare in altri risultati favorevoli per evitare la retrocessione diretta. Il presidente Marco Colaizzo è l'ultimo ad arrendersi. Retrocedere significherebbe dare un duro colpo all'intera comunità altomolisana. Il calcio da noi è anche sociale, per questo tutti uniti dobbiamo puntare alla salvezza. Agnonese Pineto sarà diretta da Matteo Frosi della sezione di Treviglio.